Benissimo, per carità, ma Carla Fendi è stata una figura che mi ha affiancato in tutti questi anni, finché non se n'è andata, in maniera assolutamente, come dire, concreta dal punto di vista del contributo economico, ma concreta anche dal punto di vista della vicinanza e della comprensione, del lavoro che si deve fare per fare un festival, come quello, ecco. Quindi, quando parlavo prima delle voglie, lei era una appunto che appena sentiva parlare di una cosa che non, si rivoltava come una iena. E credo che il grande errore di tutte queste fondazioni che sono diciamo, dovrebbero essere il coordinamento di questi festival, ma questa è una questione legislativa strana che andrebbe risolta. In alcuni casi è stata risolta. C'è un'identificazione tra la presidenza della fondazione con il sindaco della città, che non si capisce perché, non ha senso. Certo, se il sindaco fosse Eugenio Montale, si potrebbe capire, oppure Pirandello, ma siccome non capita mai, ecco, Carla Fendi, io ci ho provato 2 o 3 volte in corso di questi anni. Era, per esempio, una di quelle figure che avrebbe dovuto fare il presidente della fondazione per quello che riguarda Spoleto. Quindi, insomma, Carla Fendi è stata questo, ecco questo. Diciamo che l'ultima domanda è quella che...